perché queste figure sono figure assolutamente, come dire, infantili, infanti al potere, credo che la stessa espressione His Majesty the Baby sia una, stata ripresa anche da Freud, credo, no? Che vede nella figura del bambino, no? Il prodromo di qualunque poi qualunque individuo adulto che si crede permesso, permesse cose che in realtà insomma non sarebbero permesse. E proprio questa questione del non sono io, sono io, che si vede molto bene appunto allorché ci si occupa di Jerry, è interessante perché queste figure non fanno più parte di quello che potremmo essere, che potremmo chiamare la regalità criticata, perché esiste tutta una tradizione che vede il Raffaele arbitrario, oggetto di critica. Ad un certo punto si danno alcuni passaggi che Edoardo studia, direi in modo abbastanza interessante e convincente. Per cui diciamo che questi sovrani, queste figure di capi scatenati, che poi arriveranno fino al cinema, insomma, sono dotati anche di una qualche simpatia. La loro arbitrarietà, no, li rende anche per alcuni aspetti simpatici. Poi ci faremo meglio dire, anzi io già dico questa domanda a Edoardo, in cosa consiste questa loro eventuale simpatia. I livelli di simpatia e di antipatia sono variabili, perché appunto alle volte possono anche essere residuali, alle volte invece sono più consistenti. Basti qui pensare a una figura come quella appunto che sta al centro del pamphlet di Gadda, Ero sempre ricco, dove c'è effettivamente una figura che è sicuramente una figura antipatica, no? Ma non arriva forse nemmeno in quel calo di elementi buffoneschi che spesso ci fanno ridere e ci fanno ridere certamente in una chiave che è quella della presa di distanza, ma forse che forse però non esclude alcuni momenti di identificazione. Quindi, come dire, è un percorso al cui centro vorrei dire c'è un'ipotesi, Edoardo, effettivamente ci sono degli antenati di questa figura, però sono antenati settecenteschi, ricorderei almeno Voltaire e il Matek di Bergson, ecco. Però poi insomma lui è occupato soprattutto di figure che stanno sullo sfondo di processi democratici più o meno avviati, più o meno inoltrati. E quindi ha messo in relazione, no, queste nuove figure, no, figure letterarie, con una sorta di critica della democrazia, ecco, c'è una relazione tra queste figure e la democrazia, come la democrazia o il popolo come nuovi protagonisti dell'immaginario moderno. Quindi lo stesso Dubois può essere anche letto, interpretato appunto in quella chiave, come la chiave di contrasto, insomma, con i nuovi miti della modernità, il popolo, la democrazia.
Ecco, anche su questo poi io vorrei che Edoardo qualcosa ci dicesse, fino ad arrivare appunto a autori molto più recenti, si arriva appunto fino a Campanile e anche a Gombrowicz e forse l'ultimo paragrafo si occupa di Ionesco. Avrete capito che c'è una prevalenza del comico, ma come anche nel caso di Ionesco, il comico è più o meno puro, più o meno impuro, insomma, perché non è mai assente del tutto, ma appunto alle volte può anche darsi il cambio con il patetico nel caso di Ionesco, questo direi appunto che alcune figure sono assolutamente rilevanti, alcune letture mi sono sembrate anche davvero interessanti. Tra le altre, e qui non posso non ricordare appunto le figure dei papi del Belli. Nel caso del Belli siamo in pieno 800, ma certo Belli scrive ancora dentro un contesto di ancien regime, ecco. E quindi anche questa è una situazione un po' ibrida, perché nel caso di Belli c'è veramente una critica a un tipo di potere che è ancora lì, è ancora tra i piedi, insomma. Però anche nel caso del Belli, dei suoi papi o sovrani del mondo antico, c'è qualche cosa che va verso il futuro, che non è solo, appunto, si riporta solo un passato da superare, insomma, ma qualcosa che incombe anche dal futuro. E per non dire poi invece di una figura come la Regina di Cuori che incontriamo in Alice. Ecco, è uno dei rari casi in cui si rompe l'unità di genere maschile, fa capolino una sovrana pazza come quella che troviamo appunto in Alice. È dunque un libro che prevede una serie di messe a punto di carattere generale, sono delle tipologie, ma è fatto soprattutto poi di analisi di testo, di singole analisi di testo, molto divertenti, molto efficaci, che riescono ogni volta quindi a tenere presente quali sono appunto le caratteristiche generali del topos, ma poi le declino, devo dire, ogni volta specifico. Quindi un libro per molti aspetti anche divertente che vi consiglio. Ho già girato a Edoardo alcune questioni, ma io direi che prima che lui risponda a me, passerei la parola a Guido, che è presente. Grazie. Io credo che questo libro sia importante. E per prima cosa mi pare che soddisfi la prima condizione per esserlo, e cioè parla di cose importanti. Scusate se vi parlo di una banalità, ma è una banalità che va contro una percentuale della critica accademica che non è individuabile, ma è sicuramente deprimente, cioè quella che scientemente mette al suo centro le futilità. Ora, non è di per sé grave che una classe accademica faccia questo. È grave che su questo piano cerchi e trovi anche un po' il consenso degli studenti, perché, come ci insegna Freud, il dispendio psichico molto alto è una cosa che fosse. E se ne può fare meglio. Invece, qui siamo su due nuclei di fondamentale importanza. Uno, appunto, ripeto un po' quello che ho detto mi sembra, uno è un po' il concetto del potere per eccellenza,
illimitato, arbitrario e quindi soggetto immediatamente a un'immagine derogatoria. Vediamo un momento come si sviluppa. Allora, per importanti io intendo che riguardano profondamente l'esistenza umana. E aggiungo un'altra banalità, che cioè il problema del potere ci riguarda in quanto l'uomo è un essere politico, diceva Aristotele, ma anche per tutti i riflessi simbolici che dal piano della vita associata si possono trasferire a quello della vita individuale. Il grande mito dell'infanzia, il mito dell'infanzia è in un certo modo simmetrico, è un grande problema della memoria individuale che però acquista a sua volta livello sociale. Anche chi non ha avuto figli, come io, purtroppo viene un momento in cui si pone il problema al di fuori dei libri che ha letto, voglio dire, della relazione genitoriale, anche qui nelle sue dimensioni simboliche. Allora, naturalmente, questa è solo la prima condizione. La seconda, una volta che si sono scovate cose importanti, scelte cose importanti, è di avere qualcosa da dire. Edoardo ha qualcosa già subito per la sola idea di mettere in rapporto questi due universi simbolici, che in questo momento non mi viene in mente che nessun altro abbia fatto. Come? Beh, vediamo subito, credo che ci debba guidare Freud in questo, perché credo che lì si trova il punto di partenza. Dunque, il sovrano illimitato, che è anche pazzo, che praticamente è sempre pazzo, è uno di cui si ride o si tende a ridere. E quindi si impropone il vetusto problema del comico, che si porta dietro un'immagine di Aristotele che si è poi perpetuata. Il comico riguarda cose inferiori a noi, quindi una relazione di superiorità. Ora, per dire Freud in quanto Freud, sul comico, allora Edoardo distingue due livelli, perché il terzo non lo riguarda direttamente, i tre livelli che comportano una crescita cosciente di quella componente affettiva, di simpatia, di cui parlava Stefano, sono la satira, che può anche far ridere, ma è un'aggressione. Il comico, che è un'aggressione bivalente, e il witzig, che è in realtà una categoria un po' diversa, che qui non è propriamente pertinente, ma che riguarda fondamentalmente la liceità di dire una verità. Allora, sul comico in quanto tale, Freud si ferma a un certo punto sulla relazione di superiorità, introducendo proprio il bambino. Io non sono così. Lui è come ero io da un bambino, come però è capitato a me e a Concetto D'Angeli, qui presente, di constatare, scrivendo un ormai lontanissimo libro sul comico, qui c'è una specie di buco in fronte, quindi io dico le cose. Cosa vuol dire non è come io da un bambino? In quel momento sembra voler dire non sono più stupido come un bambino. Ma un bambino in Freud è soltanto stupido? Evidentemente no. C'è la sua, diciamo, imperizia, immaturità, un termine che usa poi molto Edoardo, ma messo a confronto con la sua illimitata libertà e fantasia. Per cui il comico si definirebbe a questo punto come un'aggressione all'inferiorità intellettuale e un enorme senso di nostalgia e di invidia al riguardo. E questo, diciamo, come ha detto Stefano, ma corrisponde a una costante, indubbiamente, nel libro, che è la maniera di trattare i potenti. Ora vi scandalizzerò,
perché dirò, vi dirò che Edoardo mi ha molto confortato nella lettura di Eros e Priapo, legittimando la mia incontenibile e inconfessabile ai miei amici intellettuali antipatia per Gaza. Ora sì, finalmente, ora che anche praticamente Filomeno Rugliano ci si può togliere, parentesi di 2 minuti, l'impressione che mi fa Gaza è di uno che gestisce il grande canale della letteratura, che a me risulta deve essere di comunicazione, mettendo scientemente una serie di ostacoli alla comunicazione. E se c'è qualcuno che lo conosce, apprezzerà il fatto che a me ricorda anche Finnegan's Wake, con la differenza che quello di leggibile fin dalla prima pagina, ma ricorda soprattutto l'Alessandro di Licofrone, un poeta ellenistico in cui in 400 versi non c'è una cosa che si è chiamata col suo nome. Per esempio, si chiama Alessandro, ma mica è Alessandro, è Cassandra in realtà, e così via. Vabbè, naturalmente che l'immagine di Mussolini abbia simpatie, un pochino più di simpatie, a una serie storica di ammiccamento. Ora, per carità, vi ho parlato di una mia personale fobia, niente di preciso. Quanto all'infanzia, credo che il passo avanti che in qualche modo si è fatto, cioè di indicare che il rapporto con l'immagine del bambino sia una necessaria ambivalenza tra invidia e nostalgia e senso di superiorità, svolgendosi totalmente nell'ambito cognitivo, questo mi ha fatto pensare proprio Camassa, non esaurisce il problema, perché c'è in gioco un'altra ambivalenza, quella che lui studia molto puntualmente, sul congruenza, dove l'infanzia è ambivalente, sì, ma ambivalente sul piano etico, tanto per cominciare, comporta la tradizionale idealizzazione del bambino innocente, ma messa alla prova di un movimento opposto formidabile, tanto formidabile che la rabbia comica mi pare molto attenuata. Ma soprattutto ho pensato che nel 1954, cioè per esempio a metà tra l'opera iniziale di Holmroth e Pornografia del 60, era uscito Il Signore della Mosca, cioè un grandissimo libro, secondo me, che demistificava nel doppio senso, ho detto prima, l'infanzia, che demistificava l'innocenza infantile e faceva precipitare la socialità infantile, ma anche in generale, fino al capo espiatorio e all'esperienza umana. Non basta ancora, perché come temperie, ed è la temperie postbellica, fa capire molte cose, nello stesso anno, nel 54, alla Fenice, nel Festival di Musica Contemporanea, e Britten presentava il Giro di Vita. E se vediamo parlare del Giro di Vita, il tempo passa lì. Basti dire che Britten ha trovato che non è sempre grandissimo. Per esempio, Morte Venezia. Ho l'impressione che quando la gente tocchi Nietzsche, non esce un'osservazione tra quelli del Giro di Vita. Ma nel Giro di Vita, l'inferno è nei bambini e che c'è comunque sia una nevrotica riduttrice, come la, questa è la mia tesi, ma soprattutto vale anche per Britten e vale in termini musicalmente grandissimi.
la scena in cui il bambino suona il piano e comincia una sonata di Mozart. Com'è, come non è, progressivamente il paradiso di Mozart si trasforma nell'inferno di Ravenna, ma comunque del contemporaneo che apre appunto dentro l'infanzia delle visioni sull'inferno. Dal punto di vista informativo, forse per completare quello che ha detto Stefano, bisogna dire che l'accentuazione messa da Camassa sull'infanzia è però solo la quintessenza, la punta di diamante, da un discorso ancora di origine freudiana più sulla regressione, che è quella che l'infanzia sia una regressione, almeno come viene giudicata, ma lui approfitta anche delle altre due forme di regressione da Freud, quella cosiddetta topica che porta alla messa in crisi della persona. E Camassa la usa per ambientare i cosiddetti tiranni o solipsisti, cioè invece di mettere in discussione la persona, mette in discussione tutto il resto del mondo e si trova appunto solo. La regressione, propriamente oltre a quella infantile, c'è quella che si identifica praticamente, è quella del magico, cioè quella del suo capitolo intitolato I sovrani e pronti. E poi quella sapica, che sono i cosi di piranha furiosi. Bisogna dire che lui mette molta attenzione ad ammettere tra queste categorie dei passaggi dell'interza mente, delle doppie del doppio corrente. Tutti si realizzano attorno appunto a questo recupero di simpatia. Vorrei ricordare una cosa di Francesco Orlando, ed è nel libro Moglieriano, o anche nello teorico, veramente, la proposizione di paradossali simpatie per personaggi come Arpagone, tanto per dire. Più spregevole di Arpagone è difficile pensare, ma come ci si identifica con i suoi figli che nessuno si ricorda manco che sia. E perché un grande attore dovrebbe recitare Arpagone se non riuscisse a far emergere la simpatia latente che in modo c'è? La simpatia latente, beh, consiste nel fatto che spregevoli siamo un po' tutti, però quel tipo di identificazione si stabilisce a livello inconscio. Benché non c'entra niente, vorrei precisare che Francesco non ha mai allargato questo discorso all'area della tragedia, che io sappia, ma c'è, come no? Perché simpatiamo con Riccardo III? Lì il caso è ancora più assurdo. Che ce li porta a noi di Richmond? A Shakespeare, che sarebbe Enrico VII, fondatore della dinastia Tudor. Siccome la dinastia Tudor è regnante, a Shakespeare avrebbe dovuto importare. Ciò no, nonostante, se chiamiamo un grande attore, li facciamo, ma Richmond è lì. E anche lì, nel fondo buio di tutti noi, c'è il desiderio di potere. E quello in qualche modo, oltretutto, il meccanismo è un po' di capro espiatorio, cioè come quello che Freud vedeva in Enzo. E se il parricida è incestuoso e lui, mi scarico del senso di colpa e del desiderio di compiere questi illeciti che ho io. Qualche cosetta di metodologico.
Noi abbiamo tutta una serie di testi dove la domanda chi aveva letto chi, Edoardo se la pone qualche volta, mi pare che non porti mai da nessuna parte, e sono molto contento che non porti da nessuna parte, perché anche un libro come questo si fonda sul fatto che ci siano tra i testi relazioni non genetiche, ma di una affinità, vediamo con che cosa. A monte c'era la Quellenforschung, che poi è finita su due vie, tutte e due francamente molto diverse. La generalizzazione della Cristeva, tutti i testi sono testi di secondo grado, in testualità sta in ogni parte, benissimo. Così mi sono precluso una volta per tutto di dire cosa di particolare l'Eneide, se ritengo che qualcosa, qualunque, la seconda deriva per me è anche peggiore, ed è la concezione di Steiner dell'albero genealogico della cultura come continuo decadimento. È ovvio che qualunque studio di carattere compartistico deve nascere dal rispetto e dall'amore per le culture che sono in gioco. Io credo che questo sia indispensabile. Ecco, che cosa significano due testi affini, che considereremo affini, che possono avere anche 2000 anni? Anche di più. Perché appunto la vecchia Quellenforschung, più che mai in auge, si chiama in altra maniera, ma più che mai in auge, si premura di dire che per stabilire il rapporto dei due testi, i due testi bastano due parole. Un grande studioso come Vincenzo Di Benedetto, nell'ultima fase della sua, noi dicevamo scherzando, perché chi lo conosce sa che invitava allo scherzo, nel senso che nei suoi confronti una simpatia integrale, credo che neanche San Francesco d'Assisi avrebbe proprio. Che per il rapporto tra le teorfiche e le baccanti bastava Kai più qualcosa. Tanto. Queste sono degenerazioni. O se no, spunta il caso. Se c'è un rapporto tra due testi, ma lo guardavamo, non me ne ero accorto anche prima con un mio amico grande esperto di Kafka. Quando Gregor Samsa, nella Metamorfosi, si spaventa della propria voce, non è perché Kafka ha detto no. Queste cose si sanno perché quando non c'era nella biblioteca, eppure in Ovidio io quando è trasformato in mucca sento esattamente questo. Possiamo dire che la cosa è casuale. Dunque, in altri ambiti, per esempio quello dei filologi delle catoti, oppure quello giuridico, una testimonianza indipendente è molto più importante di una dipendenza. E niente, io credo che sia anche qui il caso che la misura della portata culturale di qualcosa sia data dal riaffiorare in civiltà differenti. Credo che occorra dire che casuale non è, che si sono prodotte certi parallelismi, certe analogie che suscitano, ma del tutto indipendente, mentre una risposta simile. Nel caso della Metamorfosi di Kafka è in gioco forse il tema più antico e più importante, cioè la frantumazione dell'uomo. Quella che il mio venerato maestro Bruno Snell credo un po' sbagliasse nel vedere non ancora presente in Omero. La sua idea che in Omero c'è una concezione ancora della persona divisa in parte. Io sono sicuro che in Omero c'è una concezione della persona già divisa in parti perché già sentita, finita.
e sia Kafka sia anche Ovidio, in cui da sempre il fatto che Ovidio abbia scritto una quantità di bruttissime cose ha portato a una sottovalutazione delle metamorfosi in generale e del lato e del loro lato esistenziale e patetico dell'altro, appunto. L'altra cosa che bisogna dire è il rapporto costante varianti su cui Camassa prende posizione in nota, dichiarandosi costantista. Allora, qui credo che occorra dire cioè, la mia opinione è un momento diverso. Allora, siccome anche un testo critico ha bisogno dell'invenzio, certamente la scoperta della costante è l'occasione dell'invenzio. Ma l'analisi non può che essere quella d'altra. Cioè, non può che essere, diciamo, discendente da un nucleo che ho ritrovato alla efflorescenza, alla ricchezza tematica di ognuna delle singole occorrenze in quanto diverse, non in quanto uguali. Anche qui credo che lo possiamo dire con un'occhiata ad alcuni esiti infausti al riguardo. Perché se si fa l'altro discorso, cioè se si prende una serie di testi, si scarta tutto quello che hanno di individuale, si arriva credo a niente. Sulla strada del niente si trova una cosa pericolosissima, che sono gli archetipi, i junghiani in particolare. Io ricordo una bellissima discussione avuta nella discussione della tesi di dottorato di Alessandro Grilli, che pensino alcuni colleghi del suo dipartimento, è il maggiore regista italiano. Si sa dappertutto, questo meno che a Pisa, godiamoci questo. Ma in quel caso voglio parlare male di lui, perché la sua linea di testi che riguardava Adone e la cui struttura può essere paragonata a questa, lui stesso era troppo piacente verso Jung. Quanto sta che tutti gli illustri studiosi che c'erano, più o meno, che avevano posizioni diversissime, gli hanno rimproverato giustamente proprio questa che ha scelto. Perché, a parte il caso specifico, infatti, se ci teniamo, se ci richiudiamo sull'invariante, è partito il nostro mestiere, che è quello dell'analisi testuale, io credo che questo si debba assolutamente continuare a sostenere. E vi dirò un altro esempio, per me molto illustre, quello di Gilbert Marlowe, che però, essendo in contatto con la scuola oxoniense, pare, di storia delle regioni, un'altra cosa a cui bisogna stare molto attenti. Fa male toccarlo un po' troppo da vicino. Si potrebbe finire a occuparsi tutta la vita di Germain invece che di esso. Capite che questo non è un fatto proprio tanto simpatico. Ma Maria, appunto, a furia di ricercare, cosa hanno in comune? Ahimè, niente meno che la storia sacra dei greci. Cioè la successione Urano-Cronos-Zeus, quella che non analizzata con i riflettori in faccia, ma è l'anima del Prometeo di Eschilo, e niente meno che di Pu. Cioè, cosa era la successione al trono? Io credo che la mia obiezione, che non era soltanto mia, perché me la ricordo in inglese, può darsi che non riesca a pensare in inglese, ma siccome non riesco a parlare, la cosa è veramente molto improbabile. E ricordo che un critico ha detto, certo, con questo sistema tutto questo si riduce
a portare alla formula S evolve in SM, something evolve in something else. Ecco, e a questo punto ci siamo persi Edipo, anche questo e molte altre cose. Qui non c'è dubbio che, appunto, quale che siano, anche come nel caso di Alessandro Grilli, le, devo dire, più caute scelte di Edoardo, il libro parla da sé, sviluppandosi nella direzione interpretativa, che è un'altra parola minacciata di questi tempi. Perché la lezione di Sondi, che la vera interpretazione, il solo atteggiamento possibile della filologia, troviamo pure i nostri colleghi paleografi, papirologi, quelli che a ottimo titolo si chiamavano discipline ancillari, e non ho mai capito perché si è passato, cioè so anche troppo perché parlavo. In modo che queste persone loro trattano oggetti, il pezzo di papiro realmente si vede, mentre noi seguiamo i nostri fondamenti, come appunto Sondi ci dice di fare. Di tutte le letture, io sto concludendo, accennerò solo a una che mi è molto piaciuta, anche perché mi ha aperto un testo del tutto a me ignoto, ed era Flatland. Perché io sono sempre molto affezionato, veramente non posso dire dall'esprit de geometrie, perché io vedo tutto il mio essere orientato, diciamo, sulla musica, non sulle arti figurative, sul tempo e non sullo spazio. Diciamo che la geometria non mi sta neanche simpatica, i numeri tantissimi. E comunque lo spirito matematico del fatto, anche perché lì non c'è geometria, perché c'è il punto non ha dimensioni, è sufficientemente astratto per rientrare perfettamente nei miei. E l'altra cosa, sono tre in realtà, l'altra cosa per cui ho molta simpatia è il remo, che è una cosa, una bellezza trascinante, indubbiamente un sovrano illogico, come lo cataloga Edoardo Camas. L'umanità trabordante, l'emotività che c'è dentro, tra il narcisismo originario disperato e i mezzi altrettanto disperati, ma provati tutti. Quella sublime del morire, ce lo sapevo, un po' come Troisi nella famosissima. Qualcosa invece vorrei dire ultimamente su quello che sui B e sul rapporto con Fausto. Allora, io credo che si può adorare Javi, ma non mettere in discussione non solo che Shakespeare è più grande, ma che la simpatia per Falstaff è molto più potente, non so se è vero. Però, quanto alle differenze, io credo che oltre quella che tu avanti, mentre ebook è totalmente nell'universo affermativo della salute e della vitalità, no, scusa, al contrario, appunto falsa. Il fatto è che non sono d'accordo. IB è interiormente attraversato dalla decadenza della malattia. Ora, io non so se dipenda dalla convergenza sul falsa di Shakespeare, di quello di Boito Verdi, che invece dà amplissimo rilievo alla decadenza. Però qualcosa in Shakespeare c'è anche su. Però volevo, come contributo minimo, dire un'altra differenza che vedo io. Falstaff, a differenza di parte, è completamente dentro l'esperienza, ma anche al di sopra. In qualche modo la organizza.
Anche qui la grande fuga finale dell'opera di Verdi rende evidente la continua alternanza tra l'essere soggetto e oggetto di derisione. Ma in Shakespeare c'è ancora qualcosa di più, una sorta di regia delle sue stesse. E vi cito due cose. Intanto quella che Boito e soprattutto Verdi hanno ripreso alla fine. E nell'opera suona con solcismo, secondo me. Son io, ripetuto tre volte solennemente, che vi fa scalpo. Forse avrebbe detto che vi faccio, che vi fosca, ma comunque è una frase indimenticabile. In Shakespeare c'era, non con questo enorme rilievo, le capacità di creazione dell'ultima opera di Verdi sono sconcertanti. Ha creato un Falstaff più vero perlomeno certo di quello di Mary White. E comunque l'opera invece nell'arrivo quarto che era serie di tutta la metafisica falstaffiana, io non sono soltanto arguto, sono responsabile dell'arguzia che si fa su di me. E un'ultimissima cosa, subito concludo, un'altra meravigliosa frase, sempre dell'Enrico IV. Falstaff è stato battuto, ma la sua enorme vitalità sta nel rifiuto. Allora, ma certo che ti avevo riconosciuto, ma il leone non può mica attaccare il principe legittimo. E fin qui è solo una bellissima gara. La frase che segue scava i soliti abissi di penetrazione da parte di Shakespeare. Così d'ora in poi avrò migliore opinione sia di me che di te. Di me penserò che sei un leone e di te che sei un principe legittimo, e cioè non il debosciato per bisogno. Grazie. Guardo che è stato un po' stimolato e quindi qualche cosa ci aspettiamo che non c'è adesso. Grazie. Allora, innanzitutto sono ringraziati per queste, insomma, di tutte così e ricche di spunti. Io provo a, insomma, a sceglierne prevalente qualcuno e partire proprio tanto sul fatto che, insomma, effettivamente c'è una forte costante, certamente nel libro, però ci sono anche delle varianti dei suoi testi. Partirei appunto dalle suggestioni che mi avete dato sui testi. Insomma, avete bucato almeno due volte, insomma, e l'esplosione si potrebbe, diciamo, collegare questa questione, anzi, cercherò di collegarla a quella di una simpatia graduata che evocava Stefano. Allora, certamente sapete che per una teoria freudiana della letteratura Francesco Orlando stabiliva varie forme di, stando alla forma di contenuti, varie forme di tornare attraverso, varie forme chiaramente che dovevano stare non tanto magari per personaggio, pensi per un'istanza e per la funzione del destinatario, cioè per il cliente. Queste forme erano cinque, cioè un ritorno del represso inconscio, il conflitto sta appunto tra l'inconscio e la coscienza, un ritorno del represso conscio ma non accettato, quindi tra una coscienza scissa, un ritorno del represso accettato ma non neanche per la lotta, diciamo, tra individuo e società, un ritorno del represso propugnato ma non autorizzato, quindi tra, potremmo dire oggi, tra minoranze e maggioranze, e un ritorno del prezzo autorizzato, ma non da tutti i codici di comportamento. Bene, appunto, potrebbero emergere questioni, appunto, di codice o anche di credo di classe in questo caso. Ora, interessante è, nel momento in cui
colleghiamo la questione del ritorno del resto a questione della quello che Francesco Orlando presentava sulla forma di frazione, come città su pizza, e quindi alla questione del non sono io, sul sono io, e cioè sull'identificazione, possiamo dire che esistono anche cinque, in astratto chiaramente, cinque possibilità di identificazione. Chiaramente un'identificazione più coperta, laddove diciamo, è difficile dire solo io così. L'esempio che prima veniva evocato, quello di Farfallone, è un ottimo esempio, appunto, fino ad arrivare a delle casistiche in cui, diciamo, la simpatia è massima e il distanziamento è, per così dire, minimo. Ora, dicevo, nel caso dei personaggi di cui mi sono occupato, nel caso delle pazzi, sovrani scatenati, è chiaro che anche per loro la simpatia può essere gratuita. Si parlava prima del caso di Gadda, che è un caso emblematico dove appunto c'è certamente una forma di simpatia e una forma di identificazione, eppure io credo che sia sufficientemente coperta. E lo si deve distinguere da un caso come quello di Jarry, dove la simpatia è, credo, molto più manifesta, molto più aperta. Volendo, ecco, tornare a delle forme di casistica, potremmo dire che, magari vi faccio anche qualche altro esempio, tra quello di Gadda e di Jarry, si potrebbe anche riempire, ecco, dire provvisoriamente con questa casistica, potrebbe dire che i sovrani solipsisti che sono stati evocati, che sono appunto hanno questa forma di regressione topica, che appunto poi finiscono per rimanere soli, sono per lo più, e prendiamo il caso di Ebbot, di Platon, che veniva prima evocato, sono quello del punto, e cioè di un personaggio che compare a un certo punto del testo di Flatland. Il protagonista di Flatland si chiama R², un quadrato alla lettera, e a un certo punto si trova in questa regione monodimensionale che è quella del punto, e insomma incontra questo punto che è, potremmo dire, in un certo senso una monade, nel senso che non riesce proprio per sua natura a dialogare con nessun altro. Nonostante questo è un personaggio che si proclama re dell'universo e che ha comunque degli spettatori che approvano questa sua regalità, quindi non è semplicemente un folle bello e buono, è comunque riconosciuto in qualche maniera dall'esterno come un sovrano. Ecco, potrebbe sembrare per certi aspetti che insomma sia una figura quasi, se vogliamo, appunto filosofica, come quella di una monade che di una possibilità, ecco, del pensiero. Eppure io credo che in questo caso una residuale minima simpatia possa essere stabilita già dal fatto che, in un certo senso, il personaggio, il protagonista, ha in sé quella stessa incapacità di ascoltare l'altro. Diciamo che attraverso l'identificazione con il protagonista, cioè a Square, è possibile arrivare a un'identificazione minima verso il personaggio del punto che dialoga letteralmente con se stesso. La scena che ho preso in esame, che ho ritenuto anche in parte divertente, dove la comicità non è magari esplosiva come può essere in Belli, per esempio, viene sollecitata a rendersi conto di non essere l'unico individuo e di non essere non solo un re, ma di non essere l'unico individuo esistente. Anche lui, non avendo percezione, qui è giocato chiaramente sullo spirito di geometria, ma non solo, forse c'è anche un briciolo, diciamo, di finezza, ha modo di dire che questa critica che gli viene dall'esterno se è in realtà posta a lui stesso, e quindi ne trae occasione per, diciamo, autoincensarsi ancora di più. Ecco, direi che questo è un caso di identificazione minima, inconscia. Nel caso di Gadda parlerei piuttosto di una simpatia residuale, ancora però di una simpatia residuale conscia, di una coscienza scissa. In parte mi viene da dire anche per la questione certamente autoriale, insomma, i rapporti di Gadda con il fascismo e con
ecco, Mussolini sono abbastanza, sono in parte noti e quantomeno c'è stata, diciamo, un'ambiguità. Ma quella stessa ambiguità è che la trova in qualche maniera il lettore. È vero che per arrivare alla simpatia il lettore deve, il lettore ideale, deve riuscire a passare per tutti gli improperi che tutta quella serie di epiteti che Gadda si inventa, alcune limite del comprensibile, che Gadda si inventa per colpire il Duce, chiamato Duce. Però va anche detto che c'è un passo, credo, emblematico della Piero Settiano, o mi pare sia nello schema del secondo capitolo, in cui Gadda scrive che gli individui normali, come possono essere, se non sbaglio, sceglie come esempio quello della tabaccaia. Una tabaccaia normale ha il senso del pudore, dice Gadda. Ecco, ma quello che scatta è che forse questo Cuce e tutti i suoi accoliti il senso del pudore non ce l'hanno. Ed è sotto questo punto di vista che può scattare l'identificazione. E cioè, diciamo, questa immagine liberatoria di questa grande festa che è stata anche, certo, esecrabile da un, certo, da un punto di vista morale, ma che è stata il fascismo. Questa poi si approfitta per una frasetta maschilista, meglio ancora, tabaccaia. Certo, è effettivamente un'opera in cui i riferimenti sono per un pochissimo genere. E, sì, e dicevo, quanto al caso di Ferri, siamo, direi, ancora a un livello diverso. Io qui parlerei di, appunto, un'identificazione più aperta, e qui mi sento anche appoggiato in parte da quello che scrive in varie occasioni Jarry, cioè il Bu è un essere ignobile, che però rassomiglia a tutti noi per il basso. E poi lo dice molto bene anche Gombrowicz, che è di cui abbiamo parlato, che è un po' un breve racconto analizzato del personaggio. E dice, appunto, di Beauvoir, un personaggio che ama perché riesce a far soddisfare noi uomini tutti i più primitivi dei nostri istinti. Ecco, poi, ora non continuo a fare tutta la casistica, però il punto è che ci sono casi in cui addirittura mi verrebbe da dire che quasi tutto sta dalla parte della simpatia e dal punto di vista dalla parte del distanziamento c'è poco. Penso al caso, soprattutto credo, di Ionesco, dove il personaggio del re di Branche è un personaggio veramente amabile, vuole essere da un certo punto di vista l'immagine della. È l'immagine dell'uomo qualunque, dell'Eberman, certo, magari connotato in un senso di classe, cioè nel senso del piccolo borghese, però certamente Ionesco con quest'opera ha voluto dare una lezione, lui stesso scriverlo in un'occasione, dare una lezione di come si deve imparare a morire. Però ecco, credo che potrebbe essere interessante confrontare quanto l'opera passi delle muore di Ionesco con che, insomma, prendo parafraso, ecco, passo perché sennò è difficile intendersi, e cioè quello in cui si confronta con una delle due mogli che dice, guarda, stai morendo, sì, grazie, risponde della gentilina. Sì, grazie, sì, tutti stiamo morendo, grazie, grazie al cavolo, insomma, grosso modo le dice. Ora, se noi paragoniamo questa modalità di dire, no, lo sappiamo tutti, si dice che moriremo, dice il re, a quella che per esempio si può trovare in un Heidegger, vediamo che no, c'è una grande differenza. In Heidegger non verrebbe da dire che verso il si dice, verso il da chi, insomma, allontana il pensiero della morte, c'è una simpatia, a differenza invece di Ionesco, dove c'è una fortissima simpatia. E questo credo che renda anche conto, no, di quanto ci sia di differenza.
Ecco, poi un'altra questione che piacerebbe, ecco, su cui mi piacerebbe soffermarmi, quella delicata e evocata, riguardo a figure, per così dire, che sono sovrani scatenanti, sono antisegnanti rispetto a quelli che ho studiato. Allora, nel libro mi sono occupato, appunto, mi sono concentrato, magari anche accennando in alcuni casi a figure precedenti, mi sono occupato di sovrani scatenati tra l'Ottocento e il Novecento. Appunto, dicevamo che nel caso di Volterra, per esempio, c'è un breve racconto del terribile pericolo della cultura, oppure nel caso di Beckford, del Patek, oppure nel caso ancora di Sartre, perché Sartre si trova in alcuni personaggi, un Papa, per esempio, nelle prosperità del vizio, sono degli antesignani settecenteschi chiaramente della figura e hanno chiaramente dei tratti simili. Eppure, se mi sono concentrato su figure dell'Ottocento e del Novecento, non è senza motivo. Cioè, io ho interpretato il sovrano scatenato principalmente come un ritorno del presso, se vogliamo, un negativo fotografico di qualcosa, cioè di un impianto, diciamo, possiamo dire, popolare, distanze, ecco, popolare, democratiche che si erano fermate, si stavano fermando in maniera ancora più forte. E credo che tutte le figure, seppure forme chiaramente diverse, si confrontino con questo impianto, con queste istanze di tipo democratico. Anche a un livello storico sembrerebbe difficile dire che Patek oppure Mufti immaginario da Voltaire si confrontano esattamente con queste stesse istanze o contro queste stesse istanze. Direi piuttosto che Voltaire e Beckford hanno potuto prefigurare una figura che sarebbe diventata appunto un topos, e lo hanno potuto fare perché effettivamente diciamo che certamente la sovranità era stata posta sotto scacco, la sovranità assoluta era stata posta sotto scacco e diciamo era stata posta sotto una nuova autorità che potremmo dire quella della, grosso modo, della legge, di una legge astratta, ecco. Però da questo punto di vista, se vogliamo, non potremmo parlare di un ritorno del presso antidemocratico, al punto potremmo parlare di un ritorno del presso antilegalistico, antilegittimazione del potere, diciamo qualcosa. Anarchico, sì, giusto per tenere. Sì. C'era anche. Esatto, sì. Sì. Riguardo alla questione delle costanti e delle varianti, aggiungo qualcosa a quello che ho detto qui, che effettivamente ha notato, diciamo, la costante certamente si impone con forza, non sono sicurissimo che magari arriverei a toccare, diciamo, a piedi mondiali, però certamente c'è una costante che si impone con molta forza, che è quella appunto del potere regressivo, direi senza dubbio questo, quindi appunto come diceva da una parte un'infanzia e dall'altra parte il potere, e però in un certo senso le varianti io credo che siano state recuperate, diciamo, a un doppio livello. A un primo livello è quello di, diciamo, il libro. Sono i psichi, quelli furiosi, quelli logici. Già questa è una prima variante. E poi soprattutto sono recuperate a livello delle singole analisi testuali, io credo, le varianti, dove credo che non ci sia, ecco, il caso in cui un testo sia del tutto, ecco, appiattito a quello che chiaramente comunque è il motivo dominante. Riguardo alla questione di Falstaff, mi è piaciuta molto la suggestione della, insomma,
della possibilità della decadenza, c'è in effetti anche però appunto, forse non è quanto che non viene valorizzata un po' questa decadenza, quantomeno in Florida fa la statua, è la negazione tutto sommato della morte, e la negazione della morte nel senso positivo, laddove in un punto c'è, se si arriva a questo, se si arriva comunque al positivo, se si arriva alla simpatia, ci si arriva attraverso una torsione di valori, è la logica del rovesciamento che dice in Jardin, per cui diciamo tutto può essere in un certo senso il suo contrario. Jardin è in mente, diciamo, potremmo dire da certi versi, anzi, una frangia distopica, no? In cui per diventare, questo mi riferisco al secondo, al seguito di Fuqua, a un catenato, in cui per diventare dei dominatori universali si può fare soltanto una cosa, che è quella di rendersi schiavi. Quindi, diciamo, è questa la logica dell'ambientamento di Giordano, nel giardino. Ecco, poi... sì, vorrei chiudere su un punto che è quello del capo espiatorio, che è un'espressione che insomma era già stata indicata durante la presentazione. Ora, il meccanismo diciamo della comicità e dell'identificazione, insomma, qui sono sottoposti sovrani scatenati, può essere letta, io credo, anche nell'ottica del capo espiatorio di cui parla Freud, nel suo modo di spirito. E cioè la possibilità per cui scatta l'identificazione di questi sovrani, che è data, direi, da un fatto, cioè dal fatto che dietro a questo dispendio di energie psicofisiche esagerato, che ci fa dire no, io non farei mai così, è possibile anche dire che questi personaggi ci mettono. Si prendono, per così dire, il carico del riso, cioè sono oggetto di riso, e ritorcono poi il riso verso qualcos'altro, cioè appunto può essere verso, in alcuni casi può essere un popolo, pensiamo al caso di Belli, cioè il popolo che, nel famosissimo sonetto dei sovrani del mondo vecchio, continua a dire è vero, mentre viene, insomma, bastonato e manziato. Può essere la folla di Ubu che corre dietro alle navi sui giochi, insomma, folli. Può essere, insomma, addirittura la folla di la folla di indigeni di fronte a cui, anzi su cui può spadroneggiare il personaggio creato da Kiki, cioè Jaybot. Ecco, direi che se noi possiamo trovare liberatori questi personaggi e soprattutto le istanze che questi rappresentano, questo deriva soprattutto appunto dal fatto che mentre vediamo di loro ci rendiamo conto che loro ci invitano a ridere di qualcos'altro, e questo ho cercato di dire con il meccanismo del capo espiatorio. Io insomma ho detto qualcosa, non so se ci sono. No, adesso appunto, se qualcun altro ha questioni, naturalmente riguardo anche a Guido, anche se qualcuno vuole proporre nuove figure recenti, ci eravamo anche chiesti se recentemente ci sono ancora in circolazione figure di appunto di capi sovrani, mezzi matti, nati alla Ubu, o seppure il Kiktopos si è esaurito, è sempre molto difficile dire, stabilire quando un topo si esaurisce, ma ecco, o comunque questioni del genere che possono interessare un po' tutti. Io ho una domanda un po' laterale, perché confesso che non è l'articolo, però mi pare che appunto l'articolo, da quanto è stato detto, il problema fosse quello appunto del rapporto tra, cioè con questi temi, diciamo, del potere dell'infantile e della dialettica, diciamo, tra identificazione e presa di distanze.
secondo il modello, diciamo, appunto freudiano, e poi specificato appunto nelle teorie di Francesco, con i citati su Lizza, eccetera. Ma la mia domanda è un po', diciamo, dicevo all'altere, perché questa ambiguità del comico non è peculiare del comico, parliamo, diciamo, di contesti letterari, nel senso che, voglio dire, appunto, l'ambiguità caratterizza sempre sempre la grande letteratura, cioè non necessariamente, diciamo, ci devono essere personaggi comici per fare scattare questa dialettica tra identificazione a distanza, ci possono essere dei grandi criminali, perfino dei grandi imbecilli, cioè, che in qualche modo, appunto, stimolano questo doppio fondo, no, dell'identificazione per distanza. Allora, insomma, la mia domanda è un po', diciamo, come dire, se naturalmente io avrei qualche idea, ma volevo sentire voi, cioè che cosa appunto, diciamo, caratterizza la peculiarità, diciamo, di questa dialettica dell'ambiguità nel comico e nel non comico, dato che appunto di ambiguità possiamo parlare sempre, cioè possiamo dire semplicemente che quando ci sono personaggi, situazioni comiche, questa, diciamo, dialettica tra identificazione e distanza assume dei caratteri più intensi, più peculiari, oppure, cioè, che cosa possiamo dire? Ma mi sembra che tutti i tuoi personaggi, i personaggi che tu hai studiato, siano dotati di comicità, quindi rientrerebbe in questa appunto, diciamo, specificità del comico. Però appunto la mia domanda era, al di là del comico, questa ambiguità, no, esiste sempre, diciamo, quando c'è grande letteratura. E allora che cosa distingue, appunto, diciamo, il comico dal non comico per quanto riguarda questa meccanica di distanza e di identificazione? Mi viene in mente che nel comico la riterrei strutturale e indispensabile. E, non lo so, prima avevo citato anch'io Carlo III, no? Direi che mentre in quel caso siamo costretti a ricorrere alla grande intermestra, Riccardo III, Macbeth, ma insomma non si potrebbe predicare in qualunque situazione, perlomeno a quel livello. Mentre sembra costruttivo della relazione comica, almeno come è stata strutturata già da Aristotele, cioè di una superiorità che scopriamo non essere tale. Non so, tante persone che mi vengono, tanti grandi personaggi che mi vengono in mente, magari riflettendo, ma la considererei un fenomeno da predicare in particolari situazioni, mentre nel comico, so, mi sembra strutturato. Sì, io aggiungerei che, diciamo, chiaramente è possibile, allora sicuramente in astratto sono d'accordo, anche direi in concreto sul fatto che anche figure tragiche, per dirne una, abbiano appunto, possono presentare delle ambivalenze che magari sono ancora più evidenti nel caso del comico. Io, in ogni caso, questo libro ho scelto di concentrarmi su un ramo di un topos che volendo potrebbe essere ancora più ampio, cioè sul ramo scatenato, io inteso e inteso le caratteristiche di questo personaggio. Tra le caratteristiche ne enuncio appunto una, che è quella devono essere personaggi irrealistici, che chiaramente definisce l'elemento. Siamo chiaramente nel territorio della comicità, una comicità che può essere pesca, può essere comunque assurda. Diciamo che ho voluto dare un taglio anche più specifico per evitare appunto quella situazione che è rischiosa, no? Della notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui appunto tantissimi personaggi a questo punto possono rientrare. Io credo che in questa maniera sia possibile, no, avere certamente qualcosa di più selettivo e anche storicamente determinato, ritagliando appunto la figura sotto questo aspetto. Ecco, io credo che in questa figura soprattutto venga fuori
a maggior ragione l'elemento della, della regressione dell'infanzia, cosa che non sono convinto che nel momento in cui avessi scelto di studiare ogni forma di sovrano, non, a questo punto non più scatenato, no? Diciamo repazzo, a questo punto l'avremmo chiamato magari sovrani malvagi. Malvagi, ecco, non sono convinto che l'elemento repressivo sarebbe venuto fuori in tutti i casi. Faccio un esempio nel caso di Carlo III, che ha certamente degli elementi di marginalità, io trovo più calcolo, io trovo più astuzia che regressione verso l'infanzia. Quindi credo che almeno uno dei due, diciamo, corpi, che è quello appunto dell'infanzia, possa e spesso possa venire meno. No, certamente io credo, scusa, che appunto mi pare che proprio Freud parli di, appunto, faccia fatica, come dicevi tu, a definire il comico, e alla fine se la cava dicendo è comico ciò che mal si adatta all'adulto. Mi sembra di ricordare che dico una cosa del genere. Quel passo di Freud, c'è ancora una cosa più imbarazzante che con certa si ricorderà. Addirittura una confusione tra il riso sul bambino e il riso del bambino, immaginato come espressione. Comunque volevo dire, a proposito, non sarebbe difficile forse pensare a una galleria di sovrani malvagi in cui certamente sarebbe più difficile individuare la componente infantile, regressiva di identificazione. Però diciamo che attraverso la loro forza, astuzia, cinismo, eccetera, possono comunque suscitare un'identificazione. Ma certo. Diciamo che a questo punto avremo però un mismatch senza impegno. Sì, io credo quella di Riccardo III è la particolare cosa del carattere di Miurgo, cioè come Clitemnestra e come Medea. Ed è una superiorità proprio intellettuale. Certo. Macbeth ancora peggio, c'è insieme il delinquente e il moralista, due funzioni che richiedono. Clitemnestra è il caso forse più interessante di tutti, perché in lei si può riconoscere una piccola parte di identificazione conscia, le hanno ammazzato la fine, e una larga parte di ammirazione per la sua capacità di trattare gli altri come cose. Niente che faccia ridere. No, sinceramente. No, Sergio. Tre cose, ma sono comunque brevissimo, in ordine gerarchico. La prima è questa. Anch'io non ho letto il libro. E dalle vostre... cioè, non esiste una figura di cui invece mi sarei aspettato che facesse parte del gioco, cioè il Fulco. Poi mi sono provato a darmi una risposta, cioè che il sovrano è come se avesse incorporato dentro di sé il Fulco, cioè c'è più un conflitto. Tant'è vero che lei dice attualmente da Diableto questo, che non è pazzo, ma attraverso la finzione della pazzia incorporata. Quindi vabbè, mi avete già risposto. E l'altra cosa è varianti e costanti. Boh, non credo che ci si debba distinguere tra variantisti e costantisti, ma che il punto è che la costante è solo una stazione percentuale, una stazione pianetica, quindi nel testo non c'è. Invece abbiamo solo innumerevoli varianti, quindi noi non possiamo analizzare che questo. No? Approfitto, cogliendo questo, anche a me. Nel senso, quando hai parlato delle quattro categorie, quella non è una variante, è una costante di secondo grado. La variante vera comincia con la lettura. Poi una piccola provocazione per Guido. Cioè, sul contatto così, secondo te è tutto casuale fra Kafka e Ovidio, però le due opere hanno lo stesso titolo. Non è una spia testuale questa. Proprio che non avessi in mente una certa trasformazione. Io conosco una persona che conosce anche Giuseppe, che è una specie di enciclopedia kafkiana. Cioè, credo che saprebbe dire tutti i libri che ha certamente. Io penso, quando riguarda la questione della,
del pool, penso che appunto sia proprio correttamente detta, e cioè il sovrano scatenato è una figura che assomma in sé appunto il pool, è assunto il pool, per questo dire, è detto perfettamente. Sì, quanto alla questione delle costanti e delle varianti, credo che ormai ci siamo intesi, avendo anche introdotto questa costante del secondo grado, ecco. Poi ci sono stati, come io dicevo, in alcuni casi tra Italia, Stati Uniti d'America, figure un po' che sembra abbiano fatto un po' il verso anche al sovrano scatenato, che si può permettere di dire cose tra Berlusconi e Trump. Allora mi domando se la decadenza del topos dipenda un po' anche dal fatto che forse la realtà magari ha messo in circolazione gli incubi della realtà. Ma vi ricordate anche quel Macbeth scritto negli anni di Jones? Su chi era lo Shepard? Non mi ricordo più come si chiamava. Ma scimmiottava il Macbeth anche nel film. Io inserisco riguardo a questo, sì, cioè proprio l'ipotesi dell'idea che il sovrano scatenato sia un ritorno del represso, un negativo fotografico di una certa realtà. Nel momento in cui questa realtà è così, diciamo, da un certo punto di vista incalzante, questo, insomma, personaggi del genere si danno e, per dire, forse si continueranno a dare, e viene anche da dire, sono stati introdotti anche a livello della saggistica filosofica. Penso, per esempio, a Foucault, che è stato lui che ha coniato il concetto, insomma, la formula di ubuismo al potere. Ecco, credo che nel momento in cui l'analisi della realtà ci metta di fronte appunto a possibilità del genere, dicevate per esempio da personaggi come Confucio, no? Se vogliamo, tutto sommato, ecco, beh, la letteratura senta forse meno l'esigenza di divertirsi, di presentare, ecco, in un certo senso un controcanto. Sì, credo che sì. E sarà bene che non ci divertiamo neanche noi, perché se lo vuoi dire siamo affezionati, per esempio a Trump o anche alla regina di Porica. D'altra parte non ho visto, so che a un certo punto, dico così, che a un certo punto Berlusconi era il potere e Dario Fo, certo un Dario Fo, invecchiato, insomma, fece un pure ispirato in ginocchio. Ecco, però quello che mi domando, chissà come se l'è cavata, siccome c'è questa componente di simpatia del personaggio, ora se lui l'ha fatto per criticare Berlusconi usando un pure, correva un piccolo rischio, secondo me, perché appunto allora quasi quasi la simpatia che abbiamo per Bure magari poteva ridondare per Berlusconi, non lo so, ma per le ragioni che abbiamo appena detto, insomma, la figura di Bure non è solo una figura antipatica, insomma, ecco, allora non so se c'è una contraddizione in termini. Però il fatto dice che sta simpatica purché non si sogni, certo, di essere in realtà. Certo. Però la questione c'è. Non è questione della simpatia per Geri, è questione in quel caso della simpatia per Mario Fonte. Se posso citare una delle tante barzellette su Berlusconi, che mi sembra che si attaggi perfettamente a questa. C'è una fulminea che vede Berlusconi che chiede al figlio: ma tu che figlio, quanti anni hai? E dice: ma 5 anni, papà. Dice: vergogna, io la tua età ne avevo già 6. Mi sembra la follia scatenata. Che va contro il principio di realtà. Logico, grazie. Cioè, apparentemente no, non regressivo, perché si dà una più, ma chiaramente, cioè, siamo nella regressione del suo.
Ora io però, nel caso di, tornando al caso di Po, è un ricordo allora, non l'ho sotto mano adesso, l'ipotesi è tutta da verificare, mi pare fosse Luba, no, si chiamasse. Però ecco, è come se in quell'occasione venisse fuori meno l'elemento identificativo a livello testuale, da quello appunto che ricordo, ma fosse un personaggio tutto sommato verso cui si tendeva appunto in però personale. Io l'ho visto, ma il prezzo di questo è un cattivo spettacolo. Si viene meno un battito. O una va. Nel cinema mi vengono in mente, non so se sono citi, Groucho Marx ha fatto, sì, come che si chiama? Il Taxi. No? Sì, quello... Sì, come viene? La Guerra Lampo. La Guerra Lampo. E Woody Allen forse ha fatto il dittatore del libero stato di... Anche lui con delle leggi mi sembra del tutto... D'ora in poi si dovrà indossare la biancheria sopra i pantaloni. No, cose del genere. D'ora in poi chi ha 18 anni sarà minorenne. Appunto, qualche altra curiosità, perché anche naturalmente da lontano, perché qualcuno c'è, e non so se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Allora, ringraziamo.